Perché il 12, la regola d'oro: fate agli altri tutto quello che volete che gli altri facciano a voi. In questo sta la legge e i profeti. Questo comandano sia la legge di Mosè, così come i profeti. Fate agli altri quello che volete che gli altri facciano a voi. E cose che noi vogliamo che gli altri ci facciano, che ci prendano a calci, che ci deridono, che ci maltrattino, che ci. O che si trattino bene, che si rispettino, che ascoltino, che. E quindi è il bene o il male di ciò di cui parla? È ciò che noi riteniamo bene. E è giusto. Quindi cosa c'è di mezzo? L'attenzione all'altro, che è un aspetto dell'amore del prossimo. E voi sapete che l'amore del prossimo, sia nell'Antico Testamento, il libro del Levitico già, quindi all'interno della legge di Mosè, sia nel Nuovo Testamento, in vari momenti, in questo caso è Gesù che lo dice, altri passi è San Paolo, sono altri apostoli. Si afferma chiaramente che tutta la rivelazione di Dio, a partire da Abramo fino a Gesù, tutta si sintetizza nel ama il prossimo tuo. Ama Dio con tutto il cuore, fidati di Lui, perché se non ti fidi di Lui non saprai neanche amare il prossimo, perché l'amore da dare è l'amore che ricevi da Dio, quindi una consapevolezza di fede, quella per chi è credente occorre, ma per tutti ama il prossimo tuo. Dal come tratti chi ti è vicino, il tuo prossimo, da come lo tratti, puoi avere la controprova se è vero che tu ami Dio oppure no. Se stai indovinando la vita o stai sbagliando. Questo in fondo è il succo, né? Ed è detto regola d'oro perché può essere accolta e è accolta di fatto anche da tanti che non sono cristiani, né cristiani né ebrei. Perché sul piano umano davvero è l'unico modo che abbiamo per fare un passo in avanti, per non stare continuamente bloccati, chiusi dai meccanismi della ripicca, del rancore, della rivincita. Bloccati sul nostro mondo. Eh? Allora bloccati sul mio Dobbiamo imparare da lui. mondo. È evidente che non vedo l'amore di Dio. Esatto, è quello il problema, è quello. È il dramma dell'uomo E lo so, è per quello che lo sottolineo. per non dare luce, è evidente che l'esperienza che abbiamo fatto. Tu sai che l'italiano è la lingua dei poeti, è la lingua da dove si suona, eccetera, eccetera, bellissima. Non la cambierei con nessun'altra lingua, né europea, né ostrogota, né altro. Però è povera. In 2000 anni noi, la grande pazienza di cercare di riflettere su certe cose, non l'abbiamo mai avuta. E forse anche perché è una lingua che è arrivata molto tardi. 150 anni fa era il 20% degli abitanti dell'Italia che parlavano italiano, né? Sì, certo, Dante, Petrarca, Boccaccio sono del 1300, ma dopo de l'Our ci sono stati altri poeti, altri pensatori, ma pochissimi, che si permettevano di conoscere la lingua che univa tutti gli italiani in un'Italia spaccata in 12, 20, 30 statelli. Chi c'era? Pochissimi, eh. Per cui come lingua è rimasta povera. Molte riflessioni ci sono più nei dialetti o nelle lingue regionali, che non nell'italiano, purtroppo. Quante parole abbiamo per dire amore? Cioè no. E quell'amore lì, noi lo diciamo ridendo e scherzando, ma è come la camicia di Lorenzo, la sa slarga, la sa strens. Ognuno si può mettere dentro quel che vuole, ma ci troviamo tutte le porcherie, tutte le cose meravigliose possibili della vita. Per cui riuscire a percepire di che amore parli, cosa intendi con amore, è difficile, fes, in italiano. E noi dobbiamo ringraziare il Padre Eterno che i Vangeli non sono scritti in italiano, sono scritti in greco e il greco ha tre parole per dire amore. C'è un amore che parte da te e si chiude in te, è l'eros. C'è un amore che parte da te, si apre all'altro, ma non del tutto, perché prevale ancora la preoccupazione tua per te stesso e della filia. E poi c'è quell'altro amore che è capace di uscire da te per mettere l'altro al centro ed è l'agape. Ma questa agape può spesso e volentieri diventare paternalismo, quindi qualcosa di opprimente, che schiaccia. Ti amo perché hai bisogno di me. Perché fino a ieri cosa fa? Chi mi senza da te? Sono cresciuto comunque. Terribile. Può diventare un peso, un coperchio che allora schiaccia le persone. Un abuso sulla persona. Ma questo infatti è quel tipo di amore che è vero solo sulla bocca di Dio. Agape, solo Dio può dire io ti amo perché hai bisogno di me senza schiacciarci, senza
senza umiliarci, ma anzi rispettandoci la nostra dignità e darci la forza per diventare capaci di vivere secondo la nostra dignità. Solo Lui. Noi possiamo prendere quell'amore lì, per starci attenti, non nella sua definizione, cioè chiedendoci in cosa consiste, ma che qualità ha. Quello sì possiamo far diventare nostre, anche perché non sono così semplici, così piacevoli spesso e volentieri, perché è l'amore fedele, è un amore totale, è un amore soprattutto, comincia per G e finisce per O, gratuito. E voi sapete che l'amore gratuito per noi sarà sempre un amore che, quando lo riceviamo, non c'è amore più grande. Oh, Gorina B è pure la bella stessa, a pensarci bene non è poco, ma quando devi darlo tu, mi vuole bene e lui sono in Corsignac, della Sena in Corsignac. Anzi, sono morito in faccia magari, oh. Chi me la fa fa? Questa è la risposta che la cosa che mandiamo subito. Se Dio si facesse questa domanda, per chi ci sarebbe speranza di noi? O no? Questo è l'amore con il quale Lui ama noi. Però quando Gesù dice amatevi l'un l'altro, non dice mai Eros e neanche Filia, sempre Agape. Fate diventare vostro l'amore che ricevete da me. Sei contento di essere amato così? Ecco, fallo un pochino anche tu. L'impegno che uno ci mette sul lavoro, nella famiglia, non è amore? Certo, sì. Non... Se davvero è fatto mettendo l'altro al centro, è Agape, è amore di Agape. C'è anche bisogno di una rivoluzione. Ma è naturale, scusa, nessuno lo nega. Però per noi è importante riuscire a entrare in quel tipo di amore lì, che poi non vuol dire fare cose straordinarie, non deve essere né prete, né frate, né suora, o vivere in convento, in clausura per poterlo vivere. Anzi, è nella vita quotidiana che puoi viverlo davvero. E cose semplici, semplici, con l'interesse per la persona soprattutto, la capacità di accoglienza, la capacità di ascolto, di perdono, dar fiducia. In famiglia? Sì, infatti, è quel tipo di amore che il Padre Eterno, che non è stupido, ha reso necessario all'interno delle famiglie per permettere a ciascuno, attraverso la famiglia, di fare una maturazione che da solo altrimenti non... Perché se non impara a amare gratis i figli, qual è quel figlio che, arrivata a una certa età, merita ancora di essere chiamato figlio? Prima o dopo tutti abbiamo qualcosa che... È vero o no? L'amore dei genitori è costretto, tra virgolette, a diventare amore gratuito, cioè a prendere quella qualità dell'agape, anche se uno non lo sa, non si immagina, anzi, come è successo anche a lui, mentre lo vivi l'amore di agape, mentre lo dai, certe volte hai l'impressione di buttare via la vita, sprecare il tuo tempo, rovinarti la salute e nient'altro. Succede, Succede. Ma è quello che è successo a lui, né? Cosa ci ha guadagnato ad amarci come ci ha amato? L'abbiamo fatto crepare come un cane? Ah, bellissimo, né? Sì o sì? Per cui, è vero. Ma è importante però starci lì anche quando, ecco, riuscire a farlo anche quando. Non quando tutto va bene, ma anche quando il gioco sembra non valere la candela. L'agape è questo, non si ferma lì, non si blocca perché io ci rimetto, quindi non vale più la pena. Non è Eros. Però l'Eros porta la morte, l'agape porta la vita, porta l'incontro con l'altro. Gesù ci ha salvati in quel modo e soprattutto ha trovato la vita lui per primo. Non ha buttato via la sua vita accettando di amarci così. L'ha portata al compimento, alla risurrezione. Da uomo si è guadagnato la vita che dura per sempre, anche la parte umana di lui, non solo la parte divina che l'aveva già. Dopo, per carità, quando parliamo di lui, le nostre parole sono sempre da prendere con le pinze, perché non sono fatte per parlare di Dio le nostre parole, c'è poco da fare. E lui era uomo ma anche Dio, però per rifletterci su un pochino, è vero. Mentre l'Eros, gli stessi greci erano stati costretti a un certo punto, ancora 400 anni prima di Cristo, a riconoscere che l'Eros ti frega, i veri cultori dell'Eros sono stati i greci nella storia europea, fin appunto da 400-500 anni prima di Cristo, sono stati costretti a un certo punto a inventare il dittongo Eros kai Zanatos, amore e morte. L'Eros, se non lo correggi con qualcosa, ti porta alla morte, ti fa uccidere colui che ami, la persona che ami. Sì, l'Eros è l'amore che parte da te, ti permette di allargare lo sguardo all'altro ma per prenderlo e portarlo in te. È l'amore per te che domina sull'amore per l'altro, per cui l'altro si sente come in prigione a un certo punto e lui scappa. Ogni uomo uccide ciò che ama.
se fai tu l'amore erotico, non può non finire così. Non può non finire così. Perché l'eros è la molla per aprire all'amore. Ma lui non è l'amore. Sai come piega la macchina, prendete degli ami là con il motore di avviamento. Senza motore di avviamento parte la macchina? No. Ma se tu vuoi viaggiare col motore di avviamento, ti brucia tutto e basta, davvero no? A un certo punto la vita diventa impossibile, grippi. È quello. Un'affermazione che mi è piaciuta molto quando l'ho trovata qualche tempo fa. Perché noi cristiani del terzo millennio stiamo rischiando davvero, in Europa parlo, in Europa, sia cattolici che protestanti, stiamo rischiando di perdere la sostanza di Cristo. Cioè pensiamo davvero che il modo migliore per aiutare il Vangelo sia quello di sminuirlo, di addolcirlo, di sbiadirlo. E il proprio era, ve lo troveremo dopo i falsi profeti, però vale la pena accennarne subito adesso. Purtroppo il nostro modo di vivere la fede, culturalmente, sul piano culturale generale europeo, è segnato dalla preoccupazione, diciamo sé, di far apparire il cristianesimo tutto sommato non difficile, non pesante. E cos'è che si annuncia di solito? Si annuncia un Dio per il quale tutto va bene, detto senza ira. Tutto gli va bene. Misericordioso, tanto vi perdono. Tanto perdono, tanto manda su a mare spidatore, se le piace, bravo a fare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo Dio che conduce gli uomini senza peccato, perché tu puoi fare tutto quel che vuoi già tanto, già tanto. Ma la coscienza? È proprio quello che va per aria. È quello che va per aria tante volte, se non si sta attenti. Perché appunto è un Dio senza ira, un Dio per il quale tutto va bene, che conduce l'uomo, gli uomini, senza peccato, per lui appunto basta, ti va, ti sei contento, ti riempie di gioia, benissimo, perfetto. Dove? In un regno senza giudizio, nessuno ha il diritto di giudicare, ma scherziamo, una cosa che va bene a me, qualcuno ha il diritto di dire che è sbagliata, scherziamo, è una delle nostre pretese oggi, attraverso il ministero di un Cristo senza croce. Cristo risorto, ma senza i segni della croce. Si dimentica il crocifisso. E infatti molte parti non lo vogliono più. Gli dà fastidio anche solo vederlo. Da segno di serietà della vita, di responsabilità nell'esercizio della tua professione, questo sarebbe il significato dei crocifissi nelle aule pubbliche. Ricorda a chi è lì a gestire le cose che deve rispondere a qualcuno. Quindi da segno di responsabilità, un di più che scoccia. E non parlo di musulmani, siamo noi che la pensiamo così. In un mondo che la pensa così, vivere anche semplicemente la regola d'oro vuol dire accettare tutto quel che passa, oppure dire no, questa cosa non sono d'accordo. Che dite, signori? Dite che da un Dio cattivo che punta... Cioè, all'opposto, all'eccesso opposto. Noi siamo come il pendolo, o tu da una banda o tu dall'altra. Un pendolo che si ferma al centro, che pendolo è un pendolo morto, un pendolo fermo non è più un pendolo, è vero o no?